Allora, inizierei questo video così, con questa schermata. L'ordine è andato a buon fine, grazie mille. E voi vi starete chiedendo, ma in che senso? Gianni Style, eccomi qua appunto su Made in 2, col mio personaggio Gianni Style sul server Europe. E ho fatto non la cavolata, perché non si può definire tanto una cavolata, dipende dai punti di vista, io lo considero un investimento. Perché comunque ultimamente io ho fatto due post molto fraintendibili. Uno in cui facevo vedere che avevo droppato il mio ferrino. Ah, giusto, l'ho messo nel magazzino, sono un genio. Non ve lo faccio vedere, un ferro 15 metri molto screuso. E nel secondo post invece dico, cioè perché io dico in questo posto qua del ferro, dico se arrivavamo a 5 like faccio una serie di video. Però prima di iniziare questa serie di video ho pensato, prima faccio un sondaggio nel quale chiedo, devo shopparli o no i guanti? Bene sì, la maggioranza dei voti è stata shoppali. Per cui ho pensato, andiamo a vedere se effettivamente le monete ci sono, sono state caricate, però andiamo in un posto più, cioè meno affollato. Io sono giustamente nel CH1 pieno di gente. Ti prego non mi deludere. Ancora siamo qua. Oh, ci sono le monete. Gianni Style, Euro, ok. Perché io quello ho fatto, giustamente, vi starete chiedendo, ho fatto questa da 25 euro. Io lo so, non sono pochi. Certo, non sono 50, sono 25 euro, sono sempre soldini. Potevo fare quello da 10, questo è vero. Però c'è da dire una cosa. Se io avessi fatto quello da 10, non potevo prendere anche l'altro item importante, ovvero perché ovviamente c'è quello che, beh, giustamente i guanti, adesso andrò a prendere immediatamente. Dove cavolo sono? Guanti del ladro, ovviamente prendo questi da 89, quindi perché durano un mese, quindi per un mese, anche se non ci giocherò sicuramente tutto il mese, però conviene. E poi ci sono quelli, c'è quell'item che invece non ti fa prendere esperienza, che dovrebbe chiamarsi, vediamo se scrivo esperienza compare, suo nome, esperienza, 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 anello dei segreti mi pare, 180 ore, cioè vuol dire che scade solo. Compriamo questo da 75 a questo punto, no? No! Ma sono un genio! Ho capito la differenza. Che non uso le monete in questo modo. Ah, ora ci sono arrivato. Da un lato è buono. Allora, andiamo a prenderlo immediatamente. Perfetto. Boom. Anello dei segreti 7 giorni. Andiamolo a mettere. Tanto scade a prescindere dal fatto che io ce l'abbia messo o meno. Andiamo dai maledetti e proviamo effettivamente sta cosa. Io ci vedo, oltre che andare da maledetti, uno potrebbe andare nella contea, come si chiama? Ah sì, nel campo serpi. Però direi abbiamo 260 di difesa, vediamo un po' se reggiamo. Io già ho messo tutto. Ah, i guanti del ladro. I guanti del ladro. Dovrei riavviare o comunque scollegarmi. Mamma mia, aspetta. Prego, fatemi scollegare un attimo. 200% possibilità di drop oggetti incrementata. Ok, perfetto. Allora, andiamo, corpo forte. E direi di vedere un po'. Intanto se reggo, che sarebbe già una gran cosa. Dai, così, dovrei reggere. Vediamo un po' se droppo qualcosina. Sono molto curioso. Che bello, guadagnare zero esperienza. Sì, perché ho deciso che voglio rimanere a livello 18. Però aspetta, effettivamente non mi serve ancora l'anello dei segreti. Perché devo arrivare almeno a 1, 2, 3 palline per aumentare lo status fino a, insomma, metto altri 2 di STR e una di vita, casomai. Non ci ho pensato, sono un genio. Comunque, tanto basta che in queste droppate posso droppare qualcosa. Io penso che il livello 18 sia un livello semi-ideale. Pure di Yang, non male. Livello 18, perché dovrebbe essere un livello ideale per droppare? In realtà non c'è un motivo esatto. Chi me lo fa fare effettivamente di fare queste cose su Made in? Perché farle? Qual è il motivo reale esatto per cui uno dovrebbe mettersi su Made in a fare tutto ciò? Non lo so, in realtà non lo so neanche io. Comunque spero più presto di potenziare ulteriormente l'equipaggiamento. Comunque molto deludente al momento. Per essere a livello 18, per esserci questa possibilità di drop che dovrebbe essere alta, è un po' insoddisfatto. Certo, ho iniziato praticamente ora. Io, contando anche che il video al momento io sono arrivato a 7 minuti di registrazione video all'incirca, vabbè, più eventuali tagli, quindi comunque se il video, io ho detto ora sono 7 minuti di registrazione, però comunque i tagli eventuali,
lo faranno durare magari meno, cioè, o comunque potrei, in realtà il video potrebbe durare lo stesso, quei 15-20 minuti, non lo so quanto durerà ancora, un attimino da vedere, però però quello che è certo è che già siamo arrivati, io da quando ho iniziato non è che ho cronometrato effettivamente quando ho iniziato, questo effettivamente l'avrei dovuto fare, avrei dovuto pure stesso il mio orologio. Guarda, facciamo una cosa, io c'ho l'orologio, cronometro, boom, aspetta, via, play, non so se si vede, comunque c'è un tempo che scorre. Professore, a partire da adesso, quindi vabbè, lasciamo stare i due minuti prima, facciamo che da adesso inizia questo conto alla rovescia, vediamo se nel giro di quando arriverò tipo a 5 minuti di cronometro, o magari 10 al massimo, sarà cambiato qualcosa. Sono veramente curioso, sono curioso, dico, per quanto c'è, un arco del 25, prima cosa droppata, wow, ci sta. Coltello corto, anche altra arma del 25, mi pare che sono tutte e due del 25 queste armi, vediamo, coltello corto, sì, e l'arco, sì, 25, la memoria non mi inganna, anni e anni di Medium 2 alle spalle, diciamo che la differenza la fanno. E comunque queste pozioni rosse che ho, e anche blu giganti, io devo ringraziare quegli utenti in game, i player, che non hanno niente da fare, magari per svuotarsi l'inventario buttano tutto a terra, e io ho colto l'occasione prendendo quello che insomma potevo prendere. Infatti mi sono fatto un bel po' di pozioni, quindi senza neanche doverle comprare spendendo soldi, e devo dire che un paio di pozioni blu le ho dovute vendere dalla bottegaia per farmi dei soldini per rubarmi le equip, perché sennò avrei avuto tutto più, non lo so. Ah, da dire che questa corazza qua del monaco, attenzione che sto morendo, aiuto, io non voglio morire, ti prego, non voglio morire. Questa corazza del monaco che ho adesso, con HP, in realtà prima non ce l'avevo, io prima avevo un'altra corazza, avevo una corazza più 6 ma senza bonus, e il fatto che io abbia questa corazza qua con HP è stata un po' una casualità, perché praticamente ero, mi trovavo nella zona dei mercatini comunque, e c'era questa corazza del monaco più 0 mi pare, più 0 con questi due bonus, ho detto sì, ok, sarà. Allora che cosa vado a fare? Tanto, ma che vada sti cavoli, e ho provato a parla dal fabbro, così, quindi da più 0 sono partito fino ad arrivare a più 6, quindi l'ho upata senza fallire fino a più 6, quindi adesso io ho una corazza del monaco, dico, meglio di niente, dico, sì, è la corazza del livello 1, però, corazza del livello 1 più 6 con 500 HP, quindi comunque avere un po' di HP non fa mai male. Fa mai male, mamma mia, sta posizione, io sta sedia la odio, sta sedia, io la odio, io la cambio, io la cambierò, quando avrò modo, una volta che avrò preso il computer nuovo, tutto quello che devo prendere, insomma, lo prendere veramente, ancora se ci penso mi ammazzo, veramente. Prendere la webcam nuova, tutto nuovo, quando avrò preso tutto, sicuramente la webcam la prenderò, ma comunque, minerale di rame magico, wow, addirittura. Vediamo. Diciamo che sì, rispetto a quando stavo a livello, cioè stavo a livello 18 però senza guanti di ladro, un po' meglio forse è, un po' meglio forse è. Comunque sarebbe buono in questo momento avere gli orecchini di rame più 6 quantomeno, per avere pure più forza, quindi per uccidere prima i nemici, ma anche per, volendo, non so se potrebbe aumentare un pochino la difesa prendibile da qua, potrebbe essere. Io dovrei chiamare questa serie, se troppo un'arma del 30 il video finisce. E dopo aver detto questa cosa e avendo anche deciso di volerla mettere in pratica, vi risparmio più di un'ora e mezza di registrazione di video inutile per arrivare direttamente al fatidico momento. Però mi sta deludendo tantissimo sto gioco. Io veramente, non perché voglio andare. Signori, calmi. Buttati via, non mi servi tu. Signori, è arrivato. È arrivato. 16 metri, insomma, quasi fratello del 15 metri. Ebbene sì, finalmente! Finalmente, dopo un'ora e 18 qui, sto registrando il video da quando mi sono andato, un'ora e 18, l'ho droppato,
ho droppato l'arma del Trento, ho droppato il ferro. Va bene così, va bene, va bene. Scusate la mia euforia, la mia... Oddio, mamma mia, finalmente direi. Era anche ora, era anche ora. Va bene, gente, va bene, gente. La prossima volta potrei fare un video magari meno così intenso, andando magari da... Ma cacchio si chiamano? Dagli specialisti o degli arcieri brutali. Vediamo chi di loro mi dà la soddisfazione. Potrei comunque... Cioè, l'idea di andare dai maledetti comunque non è sbagliata. Magari posso droppare scudi del 21, bili d'orso, che possono essere utili anche per essere vendute, ci faccio qualche soldino. Per cui davvero posso dire che questo video può finalmente finire. Dal vostro amichevole Gianni di GL di quartiere è tutto, ciao a tutti e alla prossima. Yeah.